Play. Ciao a tutti quelli pesciolini, sono MamedD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 25esimo episodio di Hey Monster, il miglior gioco MMORPG per di Pokémon su Android, tablet, smartphone, dappertutto, insomma. Detto questo, un piccolo annuncio di servizio. Vi ricordo, è da un po' che non lo dico, però c'è gente nuova, quindi vi ricordo che in descrizione trovate il link al gruppo pubblico di Telegram, dove, insomma, se entrate trovate tanto supporto sia per questo gioco che in generale per i Pokémon, ma è un po' tutta la gente che ci segue, che decide di avere un contatto un po' più stretto con noi dell'Italian Sharks. Troverete sia me che siete spacciati. Probabilmente alcuni di voi non lo conoscono, ma chi si vede le serie, per esempio, di Overwatch, lo conosceranno. Detto questo, ragazzi, è incredibile! Ho i due Pokémon meravigliosi! Guardate che cosa ho trovato! No, ve li devo far vedere perché sono troppo orgoglioso di averli trovati. Sì, però, cioè, scusi. Ma qua è bloccato? No. Allora, dannazione, devo dargli un attimo, Ok, eccoli qua. Madonna, ma guarda che cacca! Che bello, Absol. No, ma mi devo far seguire da Absol. Perché non è... No, ti devo mettere per forza nell'inventario. Store in PC. No, Absol, voglio che mi segui. Ed ecco, Madò, che bello. Ma quanto è figo, Absol. Ma quanto sei bello. Ma io ti adoro. Lo so, ragazzi, è un po' come una abbastanza inutile. Infatti, quando l'oggetto a Jackton, ho detto, io tutto contento, yuhu, ho preso Absol e Sableye, ho fatto l'affare. Ha detto, no, sono Pokémon di merda, va, fanno schifo per i pupi. Ha detto, yuhu, vabbè, ormai ce li ho, sono figo, mi piacciono. No, ragazzi, non me ne frega niente che sono Pokémon di merda, a me piacciono, punto. Non è che uno può prendere solo i Pokémon per fare i combattimenti e per fare i fighi. Che cappero, però, non è giusto. Ok, c'ho il mio Absol. Vi voglio far vedere anche Sableye. Vediamo come mi segue Sableye. Allora, Sableye è un Pokémon particolare perché è di tipo Ghost. Quindi, guarda con le mani cosa combina. Ciao, bello, dammi questa roba. E tu che Pokémon sei? Però non ho capito perché mi hanno messo un numero a fianco al nickname. Vabbè, non lo so. Comunque, mi sono fatto sti due Pokémon perché ho trovato l'offerta, non mi ricordo dove, vediamo un po', da queste parti, insomma, li ho comprati per 100 cristalli l'uno, c'era anche Pochina a 50 cristalli, però quello non mi ispirava e non l'ho comprato, chi se ne frega. E oltre a questo, vi devo fare assolutamente vedere la mia squadra, perché sta veramente diventando una squadra powissima. Allora, Putin Bag, ho 3 Pokémon su 6 di grado, cioè di tipo viola. Ma non solo, una cosa molto interessante. Guardate un po'. Ho l'altro Bellossom! Posso fare Bellossom Shiny! L'unico problema è che ci vuole tipo lista della spesa. Livello 55, poi ci vogliono 50 cazzi e mazzi dalla gilda, poi ci vogliono i Pokémon di livello 50, almeno di livello 50, poi ci vogliono... devi essere sculato che lo trovi nel reparto giusto di infermità mentale, perché dopo che hai fatto tutta sta roba, come minimo sei andato al reparto di infermità mentale. Detto questo, una tecnica che uno di voi mi ha scritto nei commenti, non mi ricordo, mi sa che Andrew Molinari, una cosa del genere, mi ha detto che per gli artbook blu possiamo utilizzare i PvP store. A proposito, la mail l'ho presa? No, non l'ho presa ancora. Possiamo utilizzare i PvP store per prenderci gli artbook di colore blu, ed è molto utile, è vero, costano 1200 di sti punti, però tanto sti punti, a meno che non voglio dire, non ci dobbiamo comprare degli MT o delle TM, non ci servono granché. Quindi in questo caso vediamo Firou e Golduck. C'è qualche Pokémon dei miei, della mia squadra, che ha bisogno di potenziarsi con Firou e Golduck? Oh yes, mi servono entrambi, mi servono sia Firou che Golduck, perché uno è per Rhyperior e l'altro è per Wivile. Quindi mi prendo uno, compra, benissimo, e due. Ok, in questo modo riusciamo a potenziare i Pokémon almeno al grado viola molto più velocemente, oltre che al solito, insomma, che possiamo fare ogni giorno.
Altra cosa, per andare avanti nella storia dobbiamo andare a catturare dei Pokémon, 4 Pokémon nella Route 10, che non mi ricordo però esattamente. Ah sì, ok, eravamo arrivati qui che dovevamo prenderci il nido, ci siamo presi... Che cosa è quella roba? Ho visto un Pokémon strano, vieni qua! Che Pokémon sei? Un leggenda... Ok, attenzione... Ledian, ciao Ledian, sei di grado C? No, non mi servi per ora, posso massacrarti? Grazie. Dai, non mi rompere le balle, ci vediamo dopo, sai? So. Allora, qui il Pokédex l'ho completato completamente, quindi mi prendo i primi 3 Pokémon che mi capitano, onestamente, e a questo punto, sì, utilizzo Scizor, mi prendo questi 3 Pokémon, andiamo avanti nella... Ok, i nostri 4 Pokémon sono andati, per fortuna andiamo avanti con la storia e dovremmo andare alla Route 11 e ci avviciniamo sempre di più al prossimo leggendario. Ma che palle ste quest che mi dicono di catturare proprio i Pokémon di un certo tipo? Meno male che l'ho catturato già Magnemite, se no... Ah, te lo devo pure dare. E pigliatelo, che cazzo... E te questo, non è che ce ne ho tanti di Magnemite, prenditelo, oh... Senti, non è chissà che cosa, insomma, non è che me ne freghi molto. Dove stiamo andando? Ah, da Professor Oak. La storia si fa più interessante. Beh, certo, perché la stiamo leggendo. Ok, e siamo arrivati al punto in cui ci chiede almeno un Pokémon di grado purple, di grado viola. Ma per fortuna noi ci siamo già portati avanti col lavoro e ce ne abbiamo ben 3. Anzi, ci stiamo organizzando per poter andare a completare tutta la squadra di grado viola e andare al grado viola più 1. Quindi, Professor Oak, mi dispiace, sei arrivato tardi, non mi metti per niente in difficoltà. Ok, siamo arrivati al punto in cui ci tocca battere la palestra di acqua. Quindi sbloccheremo le nuove pallozze che insomma si possono prendere. Però io mi devo preparare il team come si deve, perché al momento c'ho Scizor di cui non me ne frega veramente niente. Senti, Alakazam come primo ci può stare un bel Pokémon da engagement. E poi tra l'altro è viola, quindi ci sta. Portiamo Alakazam come primo e ci facciamo questa palestra come meglio possibile. E il primo allenatore se ne viene fuori con uno Squirtle di grado viola anche qui. Psybeam dovrebbe spaccargli il culetto. Cacchio, pure lui mi spacca il culetto. Dannazione. Questo è un grande problema. C'ha i Pokémon che sono decisamente forti. Questo recover non so se dura 1 o 2 turni. Usiamo ancora Psybeam. Poliwag è andato a farsi friggere come... Ecco, Poliwrath mi spacca il culo. Psybeam, se sei più... Sì, sei più veloce, gli spacchi le chiappe. No, 12 no. No, ho perso la stellina. No, non penso che sia saggio utilizzare un Pokémon di fuoco. Anche se voglio dire, cioè, capisci a me. Vai di Petal Dance, massacra. Ehi, giovane, stai bello fermo, Che non mi spaccare pure il bell'osso. Ok, al secondo tentativo le tre stelle sono nostre, quindi vavanchiappola, non mi sconfiggi Pokémon così facilmente, hai capito brutta palestra che vuoi cercare di mettermi in difficoltà? Perché io ho tutto il team molto forte, non è che solo perché ti ritrovi una Alakazam che sta per morire, Vediamo che Pokémon c'ha sto qui, c'hai ancora acqua? Tentacool, acqua e veleno, però c'ho Psybeam che c'ha la debolezza pure, dicevo io, sono molto fortunato ad avere, stavo per dire che sono molto fortunato ad avere, no, io quasi quasi userei Bellossom, perché mi fido di più, con Petal Dance in teoria dovrei dargliene, cosa mi hai disabilitato? Un cavolo, deficiente. Con Petal Dance dovrei finire completamente tutti i Pokémon senza problemi, vediamo un po'. Oh, sì. Sì, comunque palestra acqua, ovviamente c'ha tutti i Pokémon di tipo acqua. I Pokémon di tipo acqua veleno sono un po' rompipalle, però insomma... Ce la facciamo, proseguiamo così. Ok, mamma foca si è incazzata, ci sta facendo tanto male. E allora utilizziamo Bellossom così assorbiamo un po' di danni e completiamo anche quest'altro allenatore. Si addorme... Come ha fatto? Ah, perché sta cercando di recuperarsi. Peccato che l'hai fatto contro il Pokémon sbagliato. Peccato, sì. C'hai la faccia un po' triste, mi dispiace. Ti dovevi addormentare dopo contro un altro Pokémon, non contro Bellossom. Mi dispiace un po'. Cioè, ma sto allenatore mi ha costretto ad utilizzare Rhyperior per distruggere Sopsidak. Ma stiamo scherzando, fagli uno stomp.
Massacrare un attimo. Oh, bella questa cosa. Takedown. Mi sembra un po' come un da wrestling questo. Cioè, che cavolo. Cos'era sta roba? Oh mio Dio. Che cosa fa sto Pokémon? Ah, gli tira le pietre. Certo, sì. Ok, Mamma Fook ha rotto veramente il cazzo e Shiny Weevil gliel'ha fatta pagare e non poco. Ora vediamo anche il povero Night Slash. Oh, attenzione. Ma quanto cazzo è forte sto Pokémon contro il Pokémon d'acqua? Oh my god. Riproviamo Revenge. Le schiaffe in faccia. Madonna mia, ragazzi. Oh mio Dio, avete visto la mossa di Weevil? Oh mio Dio, bellissima. Aspetta, aspetta che ribattiamo l'allenatore. Però stavolta ci pigliamo tutte le stelle. Se Squirtle mi faceva il culo, Wartortle, che dite, me lo fa triplone? Penso proprio di sì, quindi lo cambio direttamente con Bellosso, non si sa mai. Ecco qua, la bolla te la vai a fare a casa tua, la bolla finanziaria, saranno problemi tuoi. Sì, sì, tu diminuiscimi la difesa che intanto ti faccio un culo a gallettoni. Cosa cazzo ha fatto Krabby? Mi ha one-shottato Bellosso. Non ci posso credere. One-shottato. Oh mio Dio. No, che è Protect? Ah, ok, se ti proteggi praticamente non ti fa niente nessuno. Ok, interessante come Pokémon. Consigliatemi ragazzi nei commenti che ne pensate di Krabby come Pokémon. Può essere un buon Pokémon da PvP o fa veramente schifo? Magari è stata solo una casualità che mi ha shottato male, Bellosso. Allora, non ci crederete mai, ma Krabby mi ha shottato di nuovo il Pokémon. Ma state scherzando? Ma che cazzo di mossa mi usa quel maledetto? Cioè, la terza volta che devo sconfiggere sto benedetto allenatore. Le palestre iniziano a diventare difficili, anche in termini di energia da utilizzare. Non sta diventando molto molto semplice. E ci sta, perché voglio dire, stiamo avanzando nel gioco, quindi è anche giusto che sia così. Comunque, a sto giro contro Krabby ho una tattica che dovrebbe essere, penso, infallibile. Cioè, se gli metto Rhyperior, che dovrebbe essere super tank contro, non credo che mi faccia un granché di danno. O un Charizard, una cosa del genere. Cioè, figlio mio, quanto puoi togliere? Vabbè che togli 300 HP, ma 5-600 quanto un Rhyperior o un Charizard? Non credo proprio. Allora, a questo punto mettiamo Rhyperior. Vai Rhyperior, assorbiti il danno di Krabby. Ecco, 478. Oh, hai mancato. Oh, ma come mi dispiace. Takedown. Takedown. È stato culo rotto che si è protetto. Takedown di nuovo e massacra. Mi dispiace, non fai niente di danno. Sono cose che capitano anche ai piccoli Krabby. Sai com'è. Tu mi rompi le palle, io ti massacro alla grande. In compenso Orsi mi ha fatto ma... Come? No, no, no. Sì, l'ho presa la stella. Come cazzo ha fatto a morirmi Rhyperior? Forse si fa dei danni quando fa takedown. Ma what the fuck. Ma che cazzo. Meno male che mi ha dato la stella. Dannazione. C'ho qualche dubbio, perché vedo il gioco un attimo troppo... Ci pensa troppo nei caricamenti. Che sta succedendo? Ehi, Monster, mi devi mandare a puttana il video? Ok, siamo al penultimo allenatore. Io a questo punto sostituisco due dei Pokémon che ho in squadra. Allora, tu e tu. E voglio mettere Absol e Sableye. Alcuni di voi in questo momento si staranno mettendo le mani fra i capelli. Io per fortuna, non avendo un granché di capelli, non posso farlo. E quindi sto abbastanza tranquillo, perché questo video è dedicato a loro. Dove cazzo stanno Absol e Sableye? Cioè, a trovare. Eccoli qua, belli di zio, guarda. Venite qui. Allora, so che non prenderò 3 stelle, cioè io lo so, però voglio provarlo e voglio appunto dedicare questo video a questi due Pokémon. Io comincerei con Sableye, vediamo se riusciamo ad utilizzarli entrambi. Allora, in teoria utilizzo la capacità di Sableye di non essere attaccabile, perché è di tipo Ghost, contro, però io ho il dubbio che i Pokémon d'acqua lo possano attaccare. Io ho il grande dubbio. Astonish è una mossa che li fa male. Oh, non fai... Ok, Astonish fa cagare. Nightshade impara... Ok, va bene. Me l'avate detto che faceva cagare. Però Absol non credo che c'ha Razor Wind. Guarda. Però è anche 10 livelli più basso. Cioè, io sono anche un pochino coglione che faccio ste cose. Cioè, con un Pokémon 10 livelli più bassi. Va bene. Va bene, giuro, non li uso più.
Ho fatto un acquisto di merda. Se Krabby mi ha fatto il peggio male, che cosa mi può fare Kingle? Meno male che è morto. Oh, meno male. Mi sentivo tanto in sotto ansia pressione. Ok, tolgo subito dalla squadra Sableye e Absol. Ci andiamo a prendere anche quest'altra stella. Ma non solo, ci andiamo a prendere anche la medaglia della palestra. Ok, questa è la battaglia finale della Cerulean Gym Palestra del trainer Water. Vi sembro internazionale quando faccio così, eh? Oh, ma quanto sei bellina! Ma che sei vestita da... cioè, da piscina? Fammi capire. Senti, c'ho la paura che mi fa il tremendo male il Golduck selvatico, quindi io metterei il bell'osso, che non si sa mai che le botte ne prende sempre poche, in teoria. Almeno che non gli metti un Charizard contro, però sciotta duro, come se non ci fosse un domani. Ecco, vedi, c'ha pure il Poliwrath, questa cornuta. Attenzione, il Poliwrath resiste, incredibile, però non mi fanno un granché di danno. Ma, come si chiama, Bellossom assorbe come se... bravissimo, Bellossom. Ok, siamo pronti per fare il nostro altro round di Petal Dance. Mi fai fuori la foca il primo che Dio la benedoca? No, no, questo è un... ma porca di quella tazza! Maledetta foca, ma ora vengo e ti faccio un culo quanto una capanna. Ah, non mi fai male, faccia di maiale. Ok, Poliwrath, porca di quella zozza. Ma sì, tanto ormai la stella l'ho persa, voglio usare Charizard contro Poliwrath. Ma sì, vediamo con... oh, attacco d'ala è forte però. Il problema è che quando mi fanno le mosse d'acqua prende tante quelle botte. Ok, ho battuto la palestra, devo fare le tre stelle purtroppo, quindi me le faccio off camera e ci vediamo appena riprendo la palestra con tre stelle. Ok, e ora il momento più bello è quello di prendersi i reward. Guardate quanti cristalli, quante sfere, quanti big money, 5 milioni e mezzo, 10.000. Vediamo tutti i patch che ho, ma che carini. Ah, non ho preso Claimed. Ah, ok, sì, li ho presi. Mi mancano ancora quanti? 5 palestre per finire. Ok, interessante. Ok, qua ci stanno altre robe carine. Va bene, va bene. Ok, quindi per avere il badge bisogna passare la palestra, bisogna completare la palestra con tutte le stelle. Ecco, questa era una cosa che non ci avevo mai fatto caso. Ora vediamo la storia dove ci porterà questa avventura. E soprattutto mi sono rimasti ben 54 energie, quindi posso sperare forse di portare un altro Pokémon a grado viola. Devo vedere un attimo come siamo messi con i potenziamenti. No, scusate, non capisco, mi sta riportando in Route 5? A prendere degli altri Pokémon? Sì, sembra proprio... ma what? Che cavolo? Tyranitar Shiny? Che cos'era quello? Ok, sì, il Pokédex l'ho completato. Devo catturare 4 Pokémon qui. Ma cosa? Ma che palle? Ma l'ho completato, ma che cazzo me ne frega a me? Tra le 16 e le 18, è l'una di notte sul server, ma che minchia me ne frega a me? Devo catturare 4 Pokémon, ma guarda te, guarda. Però è figo sto Tyranitar qua. No, che cazzo. Oh, vabbè, catturiamo sto Pokémon. Ok, andiamo verso la conclusione del video. Ma prima di completare, vi ho promesso che avrei portato un altro Pokémon, probabilmente a grado viola. Vediamo chi è il possibile candidato. Allora, di questi ho 4 contratti, mentre di questi ne ho 0. E qua me ne mancano 2. Mentre Weavail, allora, me ne mancano 4. Ciao, buonanotte. E Riperior, me ne mancano ben 2. Però di Ekans ce ne ho, quindi me ne manca solo 1. E di... GG! Riperior grado viola! Pam, baby, pam! Vediamo lo strength? No, abbiamo bisogno ancora di un po' di palline. Io farei così. Dopo che porto tutti i Pokémon a grado viola, vado di strength. Quindi mi concentrerò solo su quello. Ma Bellossom ce ne aveva più di 2. Ah, eh sì, perché ho usato questi per Riperior. Va bene, va bene, va bene. Allora, a questo punto andiamo di quello che ce ne ho di più, cioè della focchietta monaca. Andiamo qua, va.
Ovviamente con l'energia che avevo non sono riuscito a completare tutti gli artbook per il grado blu, quindi per oggi siamo arrivati ad avere la squadra 4 Pokémon viola, però penso che devo... Allora, Alakazam e Bellossom stanno in allenamento, quindi ci togliamo Bellossom da qui e iniziamo ad allenare tipo Weavile, che mi interessa tanto. Gyarados o Charizard? Allora, no, andiamo di Riperior, così, giusto per cambiare. Ah no, possiamo... No, che upgrade slot? Mi dai un altro Gyarados, yes. E a questo punto ci abbiamo l'Alakazam che ha imparato Psichico. Allora, Kinesis che cosa fa? Distract the Phobia and it's may lower accuracy. Ma chi se ne frega di Kinesis? Dammi Psichico, dammi. Mamma mia, Alakazam con Psichico. No, Alakazam continuiamo ad allenarlo, va? Ok, 4 Pokémon che... Potrei mettere il quinto però, Potrei mettere il quinto. Non faccio il tirchio. Non faccio il tirchio. Vai, 300 cristalli. Ma sì, vai di Charizard al 40. Ok, in teoria tra una settimana saranno già belli che pronti a livello 42. Quanta esperienza serve? 1.058.000? Penso che si aspetterà parecchio. Bene, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video fin qui. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, commenta o condividi. Ma soprattutto, se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag palestra acqua. Hashtag palestra acqua. Sì, oggi è un hashtag normale. Se lo volete complicare, scrivetelo traducendolo voi in inglese. Quindi scrivete voi com'è la traduzione di palestra acqua in inglese in hashtag nei commenti. Ci vediamo la settimana prossima, sempre sabato, sempre su questi temi, sempre allo stesso canale, sempre questa faccia. Un saluto Sharksiano a tutti, ciao!